3D, un atomo nella sua residenza. Catturati verso sera, finirono in galera e fu la fine della banda di Valenza. Maleducazione. Parlando con il collega Delta del suo mestiere, si sfogava un numero Epsilon piccolo a piacere. La cosa che mi ha offeso è di essere comunque preso. Al limite qui intorno. Chiedete il mio parere. Storia di un positrone. Un positrone un po' abbacchiato se ne andava dal futuro al passato, meditando su quanto sia seria l'esistenza dell'antimateria. Nell'universo è cosa antipatica essere diffusi in dose omeopatica, con la minaccia di incontrare per via la propria compagna di simmetria. Non è certo gran soddisfazione annichilirsi con un elettrone per dar vita con forti emissioni a una coppia di sciocchi fotoni. Morire in questo gran patatrac per soddisfare Feynman ed Dirac, girare con puntata una Colt su 511 kilo electron volt. Ma oggi è felice, ha trovato lavoro, fa il medico, un posto d'oro, esegue PET, non è cosa ostica, un esame della pratica diagnostica. Una questione, tuttavia, la addolora e ancor si lagna, come usava allora, d'aver fornito, in tempi antichi, un po' di fama a Tonino Zichichi.